Potresti dirci cosa sono i marcatori, come si chiamano, a cosa servono? Allora, sono delle sostanze, come dicevamo, che sono prodotte dalle cellule tumorali e che quindi possono essere rilasciate nel sangue e trovate nel sangue con un prelievo. Ma cos'è il marcatore? Cioè, sono delle, dicevi, delle cellule infiammatorie? No, Di no, cosa no, si no, no. tratta Sono delle esattamente? proteine, delle Proteine. sostanze che vengono proprio rilasciate dal tumore. Quindi non c'entra, le cellule infiammatorie possono anche produrre queste proteine che poi andiamo a trovare nel sangue. Sono altamente aspecifiche, nel senso che sono prodotte, è vero, dalle cellule tumorali, ma di base sono prodotte anche dalle cellule sane. Quindi io posso andare a fare un prelievo di sangue, io che non ho un tumore, posso fare un prelievo di sangue e magari se ho un'infiammazione in corso, se ho dei sintomi, adesso io sto pensando a quelli del tratto gastrointestinale che si chiamano CEA e CA19-9, se io ho magari dei sintomi addominali, se ho avuto un pochino di gastroenterite, potrei trovarli aumentati. È per questo che non servono, diciamo, come diagnostica. Ma possono esserci utile quando vogliamo monitorare l'evoluzione della malattia. In altre parole, io il mio paziente che so che ha una diagnosi di tumore all'intestino, gli testo i marcatori tumorali con un prelievo del sangue e vedo i livelli. Durante poi il percorso di chemioterapia, mi aspetto che questi valori possano modificarsi un po' a seconda anche della risposta e del beneficio che il paziente ha dal trattamento. Però non sono il Vangelo, sono abbastanza aspecifici diciamo, nel rifletterci quello che è la malattia. Possono essere dei campanelli d'allerta, possono esserci delle spie, però quello che poi fa sempre, diciamo, la diagnosi è sempre la radiologia, quindi la TAC, la PET e la biopsia. L'altro caso è anche, come accennavo prima, non hanno un valore assoluto perché ci sono anche tumori, e tu lo sai bene, che non producono i marcatori tumorali. Quindi non è che c'è una diagnosi di tumore del colon, facciamo il prelievo del marcatore, non, è negativo, cioè il marcatore è prodotto ai valori fisiologici e allora c'è qualcosa che non va, la diagnosi era sbagliata. No, semplicemente quel tumore non produce il marcatore tumorale, non è un valore assoluto. Il valore assoluto è la biopsia, è la TAC, è quello che vediamo, quello che possiamo osservare. Il marcatore è qualcosa che ci può essere utile, diciamo, a completamento un po' di tutti gli esami, di tutte le indagini. È un po' un campanello d'allarme, se possiamo definirlo così. Esatto, A esatto. tutti voi dico grazie per averci guardato. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, mettete like al video, condividetelo. Rock and roll. Ciao!